Andrea Zanardelli, siamo all'Italian Golf Show di Parma, è l'occasione buona per imparare il golf, che è un mio desiderio. Sei la persona giusta per insegnare. Assolutamente sì, se hai tanti soldi a disposizione sono a tua disposizione per... no, sto scherzando. Sicuramente questa è l'occasione giusta per scoprire il golf, capire, magari provarlo e capire se può piacere, se può in qualche modo essere una cosa che si può imparare e si può... così se si può aver voglia di fare. Quindi diciamo che se tu non hai mai provato è l'occasione sicuramente ideale. Allora ti chiedo subito di farmi vedere come si fa. Proviamo. Dunque Fabrizio, allora se tu vuoi imparare a giocare a golf devi fondamentalmente saper fare 5 cose molto semplici. La prima è far rotolare la palla, praticamente dovrai imparare a fare il colpo del palo, dove molto semplicemente dovrai riuscire a fare un piccolo colpetto lasciando la palla. La seconda cosa sarà un piccolo colpo d'approccio, chipping, la terza cosa è un colpo d'approccio alto, poi dovrò insegnarti a uscire dalla sabbia e dovrò insegnarti a fare un colpo potente con il ferri. Se tu sai fare un colpo potente con il ferri o con i legni, se sai fare un piccolo approccio basso, un piccolo approccio alto, se sai uscire dalla sabbia e sai in qualche modo far rotolare la palla in green, diciamo che tu sai giocare a golf. Poi ovviamente i livelli si diventa più bravi nel tempo, ma queste sono le 5 cose che tu devi saper fare. Quindi qui abbiamo l'occasione di provare il putt e magari di provare il passaggio. La prima lezione non dice male. Seconda lezione. Dunque Fabrizio, ti ho spiegato come si fa un piccolo colpo con il putt e adesso ti farò vedere come si fa uno swing. Io ti faccio vedere adesso un colpo, tu fai esattamente come faccio io e ciò che ho fatto, è molto facile giocare a golf. Che ci provi. Faccio vedere un colpo così. Ok, si fa così, è molto facile, quindi fai quello che ho fatto e basta. Sono... Ci provo, è abbastanza facile. Allarga bene i piedi, ti siedi bene con le ginocchia. Ora immagina una cosa più alta, braccia dritte, portale ruotando dal dito, porta le braccia parallele al terreno. Dopodiché cerchi adesso di controruotare forte lasciando questo piede dal terreno. Ti devono colpire forte, ti aiuta la gravità. Sì, ma soprattutto con la rotazione degli addominali, colpisci forte qui e continua a ruotare, alzando il piede destro. Direi che ci siamo. Io direi che ci siamo assolutamente. Secondo me l'allievo ha delle grosse potenzialità. Non me l'aspettavo. Bisogna brindare a questo punto. Assolutamente sì. Scusami, il bicchiere. Diciamo che all'inizio pensavo che non avesse nemmeno colpito la palla e invece solo il fatto di aver colpito la palla è per me un grosso obiettivo. Quindi bravo. Sono molto contento. Bravo, grazie mille. E ora prendiamo. Prego. Davvero. Vai. Grazie. Cin. A questo futuro golfista. Grazie per la lezione. C'è da imparare però.